Abbiamo parlato naturalmente di internazionalizzazione delle imprese italiane e anche di collaborazione tra Italia e Stati Uniti come un valore imprescindibile per crescere ancora e migliorare in questo settore. Ci sono tante davvero novità in gioco, dal primo volo suborbitale che insomma ha appena fatto la Virgin. Presso il secondo con Jeff Bezos e soprattutto con l'avvio di fatto insomma, degli accordi Artemis lunari che ecco, porteranno anche il nostro paese, ecco, sul nostro satellite presso con gli americani. Prego. Grazie mille, buonasera a tutti. Intanto è un piacere essere con voi oggi, è un piacere poter spesso confrontarmi con le autorità del settore presenti a tavolo che alimentano il dibattito sullo spazio e l'aerospazio, anche se sono pienamente d'accordo, andrebbero oggi divisi i due ambiti perché hanno anche un livello di capacità di sviluppo oggi totalmente differente, onestamente. E quindi questo anche dibattere spesso di spazio oggi in Italia, che io vedo dal mio osservatorio privilegiato, probabilmente è un crescendo che non ha una curva razionale, è verticale quasi, ed è alimentato anche e soprattutto dall'interesse pubblico a questo tema, dello spazio in particolare. Siamo passati da anni in cui lo spazio era visto come il pozzo senza fondo di risorse pubbliche finalizzate al nulla, parlo di immaginario collettivo. Poi sono pienamente d'accordo in realtà con il dottor Margelletti che tutto ciò che a volte sembrava o finalizzato alla difesa e quindi brutto e cattivo, o alla ricerca di sviluppo in spazio e quindi inutile, in realtà ci ha permesso oggi di essere interconnessi, di avere dal GPS fino ai telefonini e poter veramente guardare al futuro con un progresso differente. Ecco, tutto questo parlare e interessarsi allo spazio non può tradursi, come è successo in altri ambiti nel passato, in un emergere di conferenze, di associazioni, di think tank che non porti poi a un prodotto, dove io con prodotto metto anche la ricerca e sviluppo fatta in un'ottica di visione industriale anche, perché è quella che, ripeto, ha permesso la nascita di alcune capacità che oggi in questa corsa allo spazio, diciamoci, anche molto alimentata, per fortuna, da capitali privati stranieri, che per una forse anche corsa, quello che citava la professoressa Giacobbe è verissimo, forse per una corsa anche tra ego di grandi magnati a livello specialmente americano, ha permesso un boost in ambito spaziale che sinceramente pochi credo avrebbero potuto immaginare fino a soltanto 5-10 anni fa. Questo ci pone davanti a una condizione secondo me fondamentale, capire dove l'Italia vuole stare in questa partita. Intanto a livello di investimenti di ricerca e sviluppo, a livello di formazione dei giovani che saranno i prossimi italiani che parleranno e faranno parte delle imprese spaziali, e a livello anche di posizionamento geostrategico. Questi tre ambiti sono ambiti dove l'Italia ha tanto, ma può fare nettamente di più. Non tanto gli investimenti, io sono totalmente d'accordo con Margeletti quando diceva non è questione di quanto ci metti soltanto, aggiungo, ma di come ce lo metti. Io oggi vedo in Italia, se vogliamo essere proprio franchi, una disfunzionalità incredibile su tanti aspetti. Intanto abbiamo 200 circa, si stima, imprese che operano nel settore, dico si stima non perché non abbiamo un dato, ma perché le start-up oggi in questo settore crescono ogni santo giorno e chiudono ogni santo giorno. E non ci deve fare paura questa cosa perché le imprese, le start-up per natura devono fallire per poter nascere ancora più forti. E 2 miliardi di indotto. Il problema è che siamo stati abituati nell'ultimo, in realtà da sempre, specialmente da quando è la Fondazione Europea, a un settore totalmente assoggettato al finanziamento pubblico. E questo, lasciatemi dire, è un problema perché confligge totalmente col concetto di imprenditoria. Se non c'hai il rischio del capitale, non hai neanche la prospettiva di crearti un mercato e di fare un prodotto che sia innovativo e quindi spendibile sul mercato. Oggi ci troviamo davanti, secondo me, a una slide indoors pazzesca, dove ci dobbiamo chiedere, quando dicevo prima di cosa vuole essere l'Italia, le domande che sono state poste anche prima, rispetto alla Francia e alla Germania, cosa vogliamo essere?
io mi rendo conto che non è soltanto una questione di policy, come si diceva prima, è una questione anche di industria. Perché oggi, quando parliamo di cosa vogliamo essere rispetto a Francia e Germania, io le più grandi resistenze non le ho trovate nella politica, le ho trovate nell'industria in Italia. Questo ce lo dobbiamo dire dal mio punto di vista. Allora, la policy può indirizzare, il governo può indirizzare, il Parlamento può indirizzare, l'industria deve avere il coraggio. E per avere il coraggio bisogna uscire anche dall'abitudine di essere sostenuti totalmente dal capitale pubblico. Questo è quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Io per quello dico che ho la fortuna di lavorare con non solo queste persone, chiaramente, ma tante altre ogni giorno, perché questo è il pensiero che noi come Farnesina cerchiamo di promuovere e che sta sempre di più nascendo anche nell'industria, cioè emergere un pochettino dall'idea di faremo ciò che gli altri fanno e trovare una nostra strada. Guardate che gli Artemis Accords sono nati così con gli Stati Uniti. Io me lo ricordo quel periodo degli Artemis Accords, dove il pensiero comune era romperemo le scatole alla Francia se facciamo una cosa del genere. Abbiamo insistito, abbiamo creduto che anche accordi che andassero oltre il normale seminato potessero essere funzionali allo sviluppo del sistema Italia, e siamo arrivati a quegli accordi. Scusatemi, ma è anche per questo che oggi faccio i complimenti ancora di più a Nello Violetti, che manderemo a fare l'addetto spaziale a Washington, perché noi su di lui scommettiamo su un paese anche. Un paese dove quella corsa allo spazio per l'Italia può aprire delle praterie. Ieri, come è stato detto, ero a Torino a visitare Argotech per la presentazione di quello che giustamente l'amministratore delegato ha chiamato sua figlia, ovvero Licia, anche un nome da donna in effetti, che è questo microsatellite che farà l'osservazione all'interno del progetto della NASA DART, farà l'osservazione, sostanzialmente un camera nel privato del satellite DART, che andrà a osservare quanto colpendo un asteroide in un sistema binario a 10 milioni di chilometri questa possa deviare dalla sua orbita e quindi prevenire in futuro un'eventuale catastrofe se un asteroide dovesse arrivare verso il pianeta Terra. Ecco, quello come è nato questo progetto? È nato grazie ovviamente alla mediazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ringrazio per il lavoro che fa, ma perché c'è stata anche una relazione diretta con la NASA da parte dell'azienda e da parte del governo. Ora, questi progetti, che sono progetti di prodotto, sottolineo, ci fanno rendere conto che in Italia abbiamo un tessuto di imprese capaci di fare questo che va alimentato. E non lo alimentiamo se scegliamo semplicemente di distribuire quei soldi che mettiamo al comitato per interministeriale per lo spazio a pioggia a tutte le imprese che lavorano per lo spazio. E lasciatemi dire che questo è stato un po' forse un'abitudine. Dobbiamo iniziare a ragionare in modo premiale. Tu fai un prodotto che oggi è cutting edge e allora io lì vado a finanziarti, perché domani la NASA, ma anche tolta la NASA, anche i singoli Blue Origin, SpaceX e gli altri, andranno a chiedere il prodotto che gli permette di risolvere un problema. Oggi le startup lavorano dove? Lavorano dove la grande azienda non ha investito in R&D perché risolvono un problema facendo un prodotto specifico. Quindi o sei sulla cresta dell'onda o non ci sei nel mercato. Ecco, da lì nasce anche, e ringrazio l'allora delegato Comint Fraccaro, il grande investimento mai visto italiano dal ministeriale ESA di Siviglia. Perché bisogna dare un messaggio chiaro, noi non ci siamo come sparring partner di qualcun altro, ci siamo perché vogliamo essere protagonisti di questo modo oggi di essere presenti. Oggi lo spazio, non lo devo raccontare a voi, non è soltanto appunto quello che diciamo prima, l'R&D e quant'altro. Oggi lo spazio è tutto ciò che gestisce la nostra vita, in fin dei conti. Siamo passati da costellazioni di uso europeo come Galileo a di uso totalmente anche privato e commerciale. Totalmente. Qualche settimana fa mi veniva da ridere perché su Twitter leggo a un certo punto un trending topic che parlava di alieni. E in realtà è la costellazione di Elon Musk che si è vista per la prima volta chiaramente nello spazio a occhio nudo. E questo è per farci capire che anche la questione che di tutte le applicazioni che oggi abbiamo sulla Terra legate a quelli che vengono chiamati debris nello spazio, quindi ai rifiuti spaziali, tutto quello che oggi sulla Terra lo stiamo traslando sullo spazio. E quindi tutto ciò che abbiamo saputo creare come Italia sulla Terra
lo dobbiamo andare a ricreare nello spazio. Abbiamo incontrato più e più volte durante il periodo degli alcuni accordi le imprese italiane, vado a chiudere, le imprese italiane che si occupano ad esempio di estrazione, perché quando si parla di colonizzazione spaziale, oggi lo spazio è un ambito di futura vita probabilmente, non soltanto di proiezione della vita sulla Terra, serve andare a capire se noi saremo in grado di produrre i prodotti che oggi utilizziamo sulla Terra anche in altri pianeti. C'è una vastità di possibilità per il nostro paese, che è il secondo paese per la manifattura in Europa. Possiamo trattarlo sullo spazio. Investire bene è sicuramente fondamentale. Promuovere bene. Come Farnesina ci occupiamo principalmente, io poi mi piace parlare un po' di tutto, ma chiaramente faccio per lo più quello che attiene all'internazionalizzazione del sistema spaziale. Però promuovere bene significa anche andare a imporre nei contesti dove si decide la policy, dove si decide cosa sarà lo spazio, una visione che sia aderente a quello che è l'industria italiana. Noi per tanti anni in Europa siamo stati fregati con la nostra complicità perché non facciamo nulla nella fase ascendente. E quando scrivi le regole del gioco, scrivi anche le industrie che faranno quel gioco. Nello spazio questo errore non lo possiamo fare, dobbiamo andare a scrivere le regole del gioco adatte alle industrie italiane. Perché? Perché siamo uno dei pochi paesi, sempre di più vedono lo spazio come una vera commerciale, ma sono ancora pochi quelli che hanno la filiera concreta per poter andare sullo spazio. Ecco, su questo dobbiamo fare una partita. Il programma, per andare ai numeri concreti, il programma dell'Unione Europea sullo spazio vale 15 miliardi, 14,8, che ci pone a livelli altissimi nella filiera internazionale dello spazio. Cogliere quelle opportunità significa far crescere anche le imprese. Chiudo dicendo che concretamente abbiamo anche, facciamo i complimenti a Nello Violetti, ma voglio dire che abbiamo anche la rappresentanza con l'addetto spaziale, intanto a Bruxelles dove c'è l'ingegnere Pignataro, che ha fatto un ottimo lavoro fino ad oggi, e abbiamo voluto proprio quest'anno aggiungere una figura che sarà a Praga, dove c'è la nuova agenzia spaziale per il programma spaziale dell'Unione Europea. Le USPA, che sarà un'altra posizione fondamentale. Chiudo dicendo che sono assolutamente convinto che serva uno stimolo concreto nel far nascere con quella genialità imprenditoriale italiana nuove sfide e nuove risposte a quelle sfide. Serve avere una certa indipendenza di pensiero verso i nostri partner europei. E serve che il rapporto tra lo Stato, le imprese, gli enti di ricerca, le regioni, e tutto quello che ha detto il dottor Mustighi è verissimo, con le regioni c'è stato tantissimo lavoro fino ad oggi, ma tantissimo da fare, perché non c'è nessuna coerenza tra le politiche regionali, e quindi questo crea una impossibilità sia al decisore politico che agli investitori di fare un percorso davvero sul territorio nazionale. Noi siamo così piccoli che se ragioniamo in termini di regione è finita, ragioniamo in termini di paese. Ecco, con questo stimolo deve essere quello che guida il futuro dell'Italia spaziale. Possiamo fare una grande partita, serve però che si esca da quella mentalità che dicevo prima, che è quasi assistenzialista, e si vada veramente a scommettere sull'impresa. Noi ci mettiamo sicuramente le risorse, ci mettiamo sicuramente la rete diplomatico-consolare, nel mio caso, che è a disposizione, perché sempre di più ci chiedono collaborazioni in questo ambito. Io personalmente negli ultimi 6 mesi non conto più i paesi con i quali abbiamo fatto business forum e webinar di settore sullo spazio. Vuol dire che ci riconoscono un valore e dobbiamo sfruttare il nostro vantaggio. Questo. Noi su questo abbiamo le idee molto chiare, le abbiamo anche su altri progetti sempre legate alla maggiore autonomia del nostro paese in ambito spaziale, e sono certo che divulgando questo messaggio qualcosa di concreto potrà arrivare. Vi ringrazio.